Che cos'è che ti è piaciuto del tuo personaggio e cos'è che non ti piace? Ma sinceramente, avere questa opportunità, no, di allontanarsi da se stesso è un grande privilegio. Lo considero proprio il privilegio principale del lavoro dell'attore nell'arte della recitazione, questa possibilità di esplorare, no, altre anime e altre vite. Quindi il mio personaggio mi è piaciuto molto proprio per questa distanza da me stesso. È come il gioco dei bambini che cominciano a fare il bagno nel bagnasciuga, poi piano piano vanno verso il largo e vedi la spiaggia con gli ombrelloni piccoli piccoli, dove gli ombrelloni piccoli sono la tua vera natura e te ne sei allontanato. È anche un modo di conoscere meglio se stessi. Perché tu all'inizio sei razzista, e poi invece alla fine, insomma, ti sposi con questa donna di colore e poi non solo, ma scopri che il tuo figlio ciccione, che tu lo vorresti invece magro, bello come Raul, è pure gay. Beh, insomma, questo fa parte un po' dell'escalation di una commedia che vuole essere anche un po', come dire, anche un po' una favola moderna, e quindi questo percorso umano del mio personaggio, questo riscatto, no, finale serve anche a esprimere una grande umanità nei confronti delle minoranze, quindi mi sembrava un po' un percorso simbolico che è auspicabile per la popolazione, che diciamo per quella parte delle persone che la pensano come la pensa il mio personaggio all'inizio del film. Allontaniamoci un attimino un po' dal film, un personaggio che tu vorresti interpretare e che non hai mai interpretato in un film. Ma sinceramente non ho proprio degli obiettivi precisi come attore. Vivo un po' alla giornata, non sono un attore proprio così calato nell'idea della recitazione in un modo maniacale. Vivo un po' quello che arriva nel modo così, anche un po' disincantato, quindi non c'ho proprio un personaggio che mi piacerebbe interpretare. Bei personaggi, diciamo, personaggi complessi che possano, come dire, essere contemporaneamente comici e drammatici. I personaggi quelli a 360 gradi, è chiaro che penso sia poi l'ambizione di ogni attore. Umiliami! Carissimo, mi può attendere in linea un attimo, per favore? Paola Cortellesi, Raul Bova, con la partecipazione di Rocco Papaleo. Nessuno mi può giudicare. Regia di Massimiliano Bruno.